Buongiorno, ho il piacere di intrattenermi con voi dopo l'incontro con il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Tim Geithner, che come sapete sta dedicando tempo e attenzione all'Unione Europea in una fase cruciale della nostra vita comunitaria. È cruciale per la vita dei singoli Stati membri e certamente dell'Italia in particolare. Ho avuto il piacere di avere con lui, con il segretario al Tesoro una conversazione a largo raggio sui temi dell'economia europea nel quadro dell'economia internazionale e del e ho avuto modo di presentargli gli sforzi che l'Unione Europea e l'Italia stanno facendo. Hi to everyone. Very happy to meet with the Secretary of Treasury, Mr. Geithner. As you know, he has been dedicating time and attention to the and also to Italy, in a time that is very important and crucial for the life of the single member state and also for Italy, as you know. We have talked about a range of issues about the economics from an international point of view and also about the efforts that are being made to solve the problem. Tim Geithner, oltre a occupare l'importantissima carica che occupa, è una delle personalità mondiali con maggiore esperienza, maggiore saggezza sui temi dell'economia, quindi è stato molto utile per noi ascoltare i suoi punti di vista. Siamo approfondito il tema delle riforme economiche italiane e del decreto legge adottato dal governo italiano domenica e gli ho illustrato il percorso parlamentare che speriamo porti presto alla conversione in legge del decreto per il quale ha manifestato molto interesse. E abbiamo successivamente discusso temi che sono oggetto, come sapete, questa sera e domani a Bruxelles del Consiglio europeo, del summit della zona euro, quindi le tematiche dei passi verso una più stretta unione fiscale, eventualmente con una modifica del trattato, della costruzione di un credibile insieme di firewalls per dare conforto alla zona euro in questa fase delicata e di come la più ampia scacchiera della finanza internazionale, compreso il Fondo Monetario, possa avere un ruolo nel far funzionare in modo armonioso l'intero mosaico in questa fase così delicata. As you know, Mr. Geithner, besides holding this in the important position that he holds, has a very wide experience and also wisdom on economic issues. That is why he has been very useful and has been very useful to listen to his advice and to his views. We have also talked about the fiscal reforms and economic reforms that are underway in Italy, and we have talked about the law decree that, as you know, that I explained on Sunday, and also I talked about the parliamentary procedure that needs to be followed so that everything is realized. And we have also talked about a very important meeting that we are going to have this evening and tomorrow with the European Council.
We have also talked about the fiscal union and a possible treaty change, and also about the firewalls, credible firewalls that need to be created to give comfort to the Eurozone. And also we have talked about, from an international point of view, about the possible role of the international community and of the IMF to help with this process. Infine, il segretario Geithner ci ha assicurato e mi ha assicurato di avere un vivo e permanente interesse per l'Italia e io mi riprometto di avere con lui frequenti rapporti di consultazione e ci sarà nel mese di gennaio, in data che è in corso di determinazione la Casa Bianca, una nostra visita a Washington, e quella sarà un'altra occasione per approfondire i nostri rispettivi punti di vista. In quella, Tim, che io sono sicuro sarà una intensa relazione tra noi. Grazie. Mr. Geithner has also assured to me and to Italy his continuous interest for Italy, and I'm sure that our relationships will get stronger and stronger and will be maintained. And also I would like to tell you that in January, although the date has not been fixed yet, Italy will be meeting the President in the White House, and so the talks can continue, and I'm sure again that the relationships will be stronger and stronger in the future. Thank you, Mr. Prime Minister. Good morning. I've come here, of course, to express our support, the support of the United States, the support of my president, for your prime minister, for your economic reforms, and for these efforts underway in the continent to build a stronger Europe. Grazie. Sono venuto in Italia, anche a nome del mio paese, per offrire il nostro supporto, il nostro sostegno al primo ministro, anche le vostre riforme e gli sforzi che sono in corso. Minister Monti has committed to a very strong program of economic reforms, restore confidence and strengthen Italy's ability to grow in the future. He has a lot of credibility, not just in Europe, but in Washington and in New York. And around the world. Il presidente Monti si è impegnato verso un programma molto forte di riforme per ripristinare la fiducia e per rafforzare la capacità dell'Italia di crescere in futuro. Sicuramente ha molta credibilità, gode di molta credibilità non solo in Europa, ma anche in tutto il mondo. Of course, as the Prime Minister said, alongside these programs of economic reform in Italy and Spain, other nations of Europe. The leaders of Europe are moving this week to strengthen the foundations of monetary union. They're moving to build the framework for further fiscal and financial integration, which is a very important requirement for the viability of monetary union. Oltre a questi programmi di riforma economica, in Italia e anche in Spagna, che è un'altra questione dell'Europa, leader europei si stanno questa settimana muovendo per rafforzare le fondamenta dell'Unione Monetaria e si stanno muovendo per creare un quadro per un'integrazione fiscale e finanziaria ulteriore. Tutti questi infatti sono dei requisiti importanti per la fattibilità dell'Unione Monetaria. And of course the leaders of Europe are also working to strengthen the financial firewall that is essential to give economic reforms here in Italy and across the continent the chance to work. Stanno naturalmente lavorando anche per rafforzare il firewall finanziario che è necessario per dare una possibilità alla riforma economica qui in Italia e anche in tutto il continente. These are vital and critical, but also very challenging
reforms, and they will take time. But I think we can be encouraged, I think the world can be encouraged by the progress of these last few weeks. Si tratta di cose vitali, però anche molto impegnative, per cui ci vorrà del tempo, ma sicuramente possiamo essere confortati dai grandi progressi che sono avvenuti nelle ultime settimane. And I just want to state it as clearly as I can, the United States and the world economy as a whole has a very strong interest in the success of these efforts in Europe. Mr. Prime Minister, I very much appreciate the chance to talk to you and hear your perspective on the challenges ahead. And I know the President looks forward to welcoming you in Washington. Gli Stati Uniti e l'economia mondiale, ribadisco, hanno un forte interesse nel successo di questi sforzi per rafforzare l'Europa e sono sicuro anch'io che i nostri rapporti, anche in seguito alla visita a Washington, si rafforzeranno ulteriormente. Grazie a tutti.